La penna Bic, ragazzi, la penna più famosa al mondo. Ma di solito che cosa si fa con una penna? Si scrive? Normalmente si fa così, si utilizza in questo modo. No, una mente malata e contorta come la mia, no, doveva costruirci qualcosa di veramente alternativo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio laboratorio, nel mio canale italiano. Io sono Daniele Tartaglia e sono un maker che si occupa di costruzione oggetti, recensioni e tutorial, corsi, insomma. Oggi ci sarà un oggetto fai da te veramente molto interessante. Tra l'altro, sicuramente avete già visto perché l'ho già presentato nel canale internazionale, ma come vi ho già detto, tutti quelli che sono di là, almeno quelli più interessanti, vengono italianizzati in questo canale in modo da poterli condividere in una community tutta italiana, dove finalmente posso esprimermi in prima persona spiegandovi passo passo tutti gli step per arrivare al completamento del prodotto. Allora, senza perderci troppo in chiacchiere, sapete già di che cosa sto parlando. Sto parlando della CNC Pen, una specie di stampante, ma la cosa bella è che è stata costruita con dei vecchi lettori CD-ROM o DVD-ROM, insomma, dei vecchi lettori per PC. Siete curiosi di vedere com'è fatta questa mini 3D Pen? Mi farebbe piacere che guardaste almeno tutto il video. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione. Prendo questi due vecchi DVD-ROM, ma vanno bene anche dei masterizzatori, CD, insomma lettori, anche non funzionanti, e procedo a smontarli per il recupero di alcune parti fondamentali per questo progetto. Ecco il primo elemento, il motore stepper, che andrò a prelevare. Bello è bello, ma qualcosina mi dice che non è quello giusto. Ho smontato anche l'altro e come vedete è un modello completamente diverso. Non solo questo è in metallo, ma anche il passo della vite senza fine è differente. Vabbè dai, ci pensiamo dopo. Intanto procedo a ricavare dei cavetti a 4 poli da questa piattina e ne bastano due. Adesso vado a saldare i quattro cavetti nel connettore del motore, facendo attenzione a non fare corti. Ora procedo al collegamento del secondo motore. Anche il secondo motore stepper è collegato. Mi procuro questa tavoletta di multistrato perché vado subito a posizionare il primo motore. Prendo questi 4 boloni M5 e vado poi a tagliare la testa per realizzare 4 mini barre filettate. Fissate saldamente la tavoletta, dopo aver inserito 4 dadi di appoggio, inserisco il primo motore aggiustandomi con i dadi per mettere perfettamente in piano la struttura del motore. Livellato il piano, provvedo a bloccare la struttura con 4 bulloni e rondelle. Una bella stretta e passiamo allo step successivo. Preparo questa piccola tavoletta di multistrato perché la devo fissare sulla testa del modulo laser, ma per fare questo devo montare uno dei due tondini per accedere alla parte posteriore. Con questa piattina quadrata di policarbonato trasparente vado a tracciare il centro. Poi prelevo dalle mie cassettiere 8 supermagneti circolari al neodimio perché dovranno essere posizionati agli angoli. 4 dovranno essere bloccati alla piastrina di policarbonato e basta del nastro biadesivo potentissimo, mentre i restanti 4 dovranno essere mobili. Adesso, sempre con lo stesso biadesivo, vado ad attaccare la piastrina sulla tavoletta di multistrato, cercando di centrarla il più possibile. Ottimo, ho creato l'asse del motore X e anche il piatto dove dovrà essere messo il foglio di carta bloccato con i quattro magneti.
Devo realizzare adesso i montanti laterali e utilizzerò del cartone per aiutarmi a ricavare una rima. Ok, più o meno dovrà venire così. Ora però la devo fare in legno, così, ma ne serviranno due. Ed eccole qua. Allora, ricordate, il motore di prima non andava bene, per fortuna ne ho trovato un altro identico, però devo rimuovere il laser come ho fatto con il precedente. Metto un'altra tavoletta un po' più lunga che fisserò con due piccole viti. Intanto con una fascetta blocco il cavo per alimentare i due poli del motore. Questo è il motore dell'asse Y e devo trovare il modo per poterlo fissare ai due montanti laterali in legno. Niente di complicato, ricavo 4 pezzetti di barra da 4 perni e li vado a filettare nella parte frontale dei montanti. Metto 4 dadi per registrare la profondità e poi vado a bloccare anche la struttura del motore dell'asse delle Y con 4 dadi e rondelle. Con questa tavoletta vado ad unire due montanti per la struttura del motore. Bloccato il tutto con 4 viti, la struttura è ben salda. Adesso devo solo unire due motori, cercando di posizionare le due parti perfettamente in linea. Con due viti autofilettanti blocco il tutto. Eccolo qua, il cervello di tutto il sistema, un Arduino clone e il suo shield, il driver dei motori, che dovranno essere accoppiati. Guardate, sembra fatto apposta, nel retro c'è posto per poterlo fissare, però c'è un problema. Il connettore USB non entra e dobbiamo fare un taglio sul montante laterale sinistro. Come vedete, la lima fa sempre il suo sporco lavoro. Adesso sì che ci siamo, il connettore USB passa tranquillamente. Mi servono adesso dei distanziatori di plastica e questi capocorda sono perfetti. Ricavati i 4 pezzetti li vado a disporre sulla tavoletta perché permetteranno ad Arduino 1 di non essere a contatto diretto con il legno. Rimontato lo shield vado adesso ad effettuare il collegamento del primo motore cercando anche di bloccare il cavo per evitare che il cavo stesso possa essere d'intralcio per il motore dell'asse X. Procedo anche al collegamento dell'altro motore nell'apposita morsettiera. Dai, ci siamo quasi, motori e circuito di controllo montati, adesso passiamo alla penna BIC. In casa avevo questo tubicino di plexiglass, perfetto per farci scorrere la penna all'interno, ma purtroppo siamo troppo precisi e devo smussare gli spigoli della penna altrimenti non potrà scorrere liberamente. Intanto taglio un pezzetto del tubicino di plastica a misura e procedo poi a realizzare la struttura che serve per sorreggere la penna. Per fare in modo che la penna possa alzarsi e abbassarsi, devo montare un servomotore e costruirò una piattina per poterlo bloccare al lato della tavoletta di legno, montata sull'asse delle Y. Fissarlo è semplicissimo, bastano solo due viti. Riprendo adesso il tubicino tagliato e con un Dremel vado a creare questa fessura rettangolare. Dovrò bucare la cannuccia della penna BIC banda e banda perché devo inserire all'interno un tondino che ricaverò da un rivetto. Per fissarlo poi definitivamente devo prima introdurre la penna BIC nel tubicino. Per fermare il tubo di plexiglass bastano questi supporti adesivi per fascette, due ne occorrono e siccome mi fido poco del loro adesivo li fisso con due viti. Attenti, adesso faccio una genialata. Devo fare un sistema che permetta alla penna di essere sempre schiacciata sul foglio, non solo per una migliore marcatura, ma anche per adattarsi alle irregolarità del piatto di stampa. Quindi un sistema che permetta alla penna di essere sempre spinta verso il basso perché la gravità non è sufficiente e l'elastico mi è sembrata la soluzione più veloce e funzionale. Perfetto, era questa la mia idea e funziona bene. Adesso devo solo bloccare la struttura e userò delle fascette. Inserisco anche due levette unite tra loro che servono al servomotore per alzare e abbassare la penna. Due viti è meglio, così non si muove più. Passo adesso al collegamento del servomotore e per alimentare il tutto utilizzerò questo connettore power jack.
dovrà fare un foro sul montante sinistro con una punta a gradini e siccome non c'è posto per mettere una ghiera, fisso il connettore con della colla a caldo. Dall'altro lato salderò i due cavi rosso e nero di alimentazione e termorestringente finale. Blocco anche il cavo del servomotore con una goccia di colla a caldo. È finita ragazzi, ma non ce lo mettiamo un profilato di alluminio anodizzato? Sì, non è fondamentale, ma tanto per rimuovere quella puzza di troppo amatoriale. Basta piegare ad angolo con una morsa, prendendo bene le misure, e poi con del biadesivo lo vado ad attaccare. Beh, sicuramente non renderà questa piccola stampante un prodotto professionale, ma almeno un tantino più carina. Ora sono veramente curioso di provarla. Preparo questo foglietto della misura del piatto e lo vado poi a fissare con i magneti. Fine! Sì, ma non manca qualcosa? I piedini. Eccoli qua e non devono mai mancare, anche per una maggiore stabilità. Oh, adesso sì che è finita. Beh, dai ragazzi, sì, non è bellissima, ma vi ricordo che è un vecchio progetto di qualche anno fa, quindi potrebbe essere migliorabile? Cosa ne dite di un progetto futuro? Dai, so che vi siete già rotti le balle di vederla girare, prendiamo un alimentatore da 7,5 V e alimentiamo una mini stampante. Beh, naturalmente il firmware su Arduino l'ho caricato prima. Ho preso la prima immagine trovata su Google e vettorizzata e questa è la prima stampa. Beh, è chiaro, non è velocissima, infatti sto usando il timelapse, altrimenti viene notte, ma vi assicuro che è uno spettacolo vederla lavorare. Anche SpongeBob è venuto bene, ma facciamo qualcosa che abbia un senso? Faccio l'adesivo dell'alimentazione con il simbolo del polo positivo centrale e la scritta della tensione in ingresso. Adesso lo trasformerò in un adesivo semplicemente usando dello scotch e nastro biadesivo. Anche questo ragazzi è fai da te a 360 gradi. Adesso lo posso attaccare sopra il connettore di alimentazione. Naturalmente anche un like e share per ricordarvi di iscrivervi al mio canale e condividere. Purtroppo progetti come questo non si trovano tanto facilmente nel nostro bellissimo paese, l'Italia. Fine ragazzi! Ragazzi, fine! Eccola qua la mia mini CNC pen, chiamatela un po' come volete. Pensavate che l'avessi buttata via dopo tutto questo tempo? Beh, assolutamente no. Come ben sapete, gli oggetti che costruisco rimangono nel mio canale e spesso li utilizzo proprio per fare altri video. Questa diciamo è rimasta un po' così a prendere polvere perché non ha proprio un utilizzo se non mostrare a voi un progetto diciamo abbastanza interessante. Mi sono divertito tantissimo, un progetto vecchio come vi ho già detto, che però sono stato veramente contento di ripresentare qua in italiano e anche di rispolverarla e di riandare diciamo a rivedere, perché è stato il primo progetto che da lì in poi il mio canale ha avuto praticamente una specie di evoluzione. Io sto parlando per quanto riguarda questa tipologia di oggetti, diciamo oggetti tecnologici, oggetti dove richiedono un'automazione per farli funzionare, e lì poi ho fatto la laser, ho fatto la stampante 3D, insomma ho fatto tanti progetti interessanti. Allora, beh, diciamo che è impossibile replicare questo oggettino da questo video, perché questo video è semplicemente un how to make, cioè come ho fatto a costruirla. Naturalmente c'è bisogno della parte software e la parte software ragazzi è già pronta, quindi probabilmente la ripubblicherò su questo canale, o se no vi metto il link al canale internazionale, tanto tranquilli perché è tutta commentata in italiano. Allora, niente ragazzi, mi raccomando un like e iscrivetevi al mio canale, abilitate la campanella se volete vedere altri progetti come questi e se volete tenere vivo un canale italiano, un canale un po' più per noi, insomma, dove posso commentare, parlare e spiegare, diciamo, tutti i progetti che costruisco, fare recensioni e tutorial, perché faccio un po' di tutto. Poi ragazzi mi raccomando seguitemi su Telegram dove posto coupon sconto molto importanti proprio per acquistare attrezzature per il laboratorio e per il fai da te. E niente, e noi ci rivedremo prestissimo su questo, sull'altro canale internazionale e su tutti i social dove sono presente. Quindi un grosso abbraccio e buona continuazione. Got so hot, I forgot.
what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? It touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, please let it go. Don't think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your floor.